Добрый день, привет! Sono contenta che oggi siamo qui, ecco una nuova lezione che ti fa perfezionare le tue conoscenze della bellissima lingua russa. Questa volta impariamo una cosa molto bella e utile, i verbi di un gruppo che è a parte, proprio per un suo particolare. Mi chiamo Anna, sono russa e ho insegnato 4 lingue diverse nel corso di più di 20 anni. Questa cosa mi ha permesso di poter confrontare diverse lingue, germaniche, romanze e slave, ed elaborare le migliori strategie per apprendere una lingua straniera con successo e con meno sforzo, ma soprattutto divertendosi. Andiamo allora a confrontare alcune cose e a metterle in pratica, parlando il russo fluentemente e senza errori. I verbi russi sono oggetto di molto studio. Per comodità li suddividono in alcuni gruppi. Uno dei gruppi dei verbi russi è quello che impareremo adesso. Scopriamo perché li mettono in un gruppo unico. Vediamo prima alcuni esempi. Повторяй за мной. Любить. Спать. Экономить. Готовить. Per il momento niente di che, sono dei verbi normalissimi. 3 di questi verbi finiscono con it all'infinito, 1 con at. Adesso scopriamo come li possiamo usare quando parliamo con i madrelingua russi. Come si dice io amo, tu ami, egli ama, ovvero il paradigma del verbo amare al presente. Ты читаешь форме, а я тебе помогаю. Я люблю. Ты любишь. Он любит. Мы любим. Вы любите. Они любят. Quale coniugazione è questa? La prima o la seconda? Il verbo amare appartiene alla seconda coniugazione. È per questo che troviamo la lettera I in quasi tutte le desinenze e l'ultima forma finisce con YAT. C'è però una cosa strana nella prima forma. Troviamo una lettera in più, è il tema del verbo che solo alla prima persona singolare diventa più lungo di una lettera. Io amo, я люблю. In nessuna delle altre forme sarà presente questa lettera L. Vediamo questo verbo al passato. Come pronunci le forme? Он любил. Она любила. Оно любило. Они любили. C'è la lettera L alla fine del tema? No, è solo alla fine della parola, ma alla fine del tema non c'è niente di strano. Bene, come puoi immaginare, anche gli altri verbi che abbiamo visto prima, preparare, risparmiare e dormire, avranno lo stesso particolare. Solo se si parla di se stessi al presente si aggiunge la lettera L subito prima della desinenza finale. Confrontiamo. Он спит. Я сплю. Мы спим. Ты экономишь. Я экономлю. Они экономят. Она готовит. Я готовлю. Вы готовите.
Solo se dici ya, ti ricordi di mettere il suono l tra il tema e la desinenza. Ci sono altri verbi appartenenti a questo gruppo in l, ma noi per il momento impariamo solo questi quattro. Benissimo, facciamo un bel sorriso, ne vale la pena, e andiamo alla pratica di conversazione con i nuovi verbi. La conversazione che seguirà si chiama esercizio di imitazione. Per il momento non devi fare altro che confermare quello che dico io. Forse una volta ci sarà una frase meno precisa e mi correggerai. Начнем. Что говорят эти люди? Парень говорит: Я люблю спорт. E tu hai confermato dicendo tutta la frase. Da, parень говорит, я люблю спорт. Женщина говорит, мои дети сейчас спят. Да, это правда. Женщина говорит, мои дети сейчас спят. Мужчина говорит, мы экономим еду. E qui mi hai risposto con niet. Мужчина говорит, мы экономим воду. Andiamo avanti. Девушка говорит, сегодня я готовлю пиццу. Да, это правда. Девушка говорит, сегодня я готовлю пиццу. Ottimo, stiamo cominciando a capire anche un altro particolare del verbo dormire, spać. All'infinito finisce con at, perciò di che coniugazione dovrebbe essere? La regola dice che i verbi in az sono della prima coniugazione, ma questo verbo si coniuga al presente con spisch, spit, spiat. È della seconda coniugazione. Lo ricorderemo così, come i verbi stajat, lejat e malciat. Il verbo dormire finisce con at all'infinito, ma è un'eccezione. Si coniuga secondo la regola della seconda coniugazione. In questo video affrontiamo un'altra conversazione che ti allontana un po' dai sostegni e ti fa parlare ancora meglio in russo. Ricordati di iscriverti e di cliccare sulla campanina se vuoi ricevere tutte le notifiche delle nuove lezioni. Noi adesso parleremo di diverse persone che diranno qualcosa e tu le confronterai con altre persone. Infatti ci sarà un'immagine a sinistra e una a destra. Le parole di cui avrai bisogno tra un minuto sono les, il caso prepositivo della parola bosco finisce con u, se è complemento di stato in luogo. Vlesu. Vremia, denghi, bluda, come dici pietanze al plurale?
Siccome è neutro, al plurale si dice bluda. Priruoda, come diresti, in mezzo alla natura, usando la preposizione na, è il caso prepositivo. In mezzo alla natura, na prirodzie. Perfetto, via. Слева говорят, мы спим в лесу. E tu dici, ma a destra dicono, noi dormiamo a casa. А справа говорят, мы спим дома. А справа говорят, мы спим дома. Девушка слева говорит, я экономлю время. E la ragazza a destra dice, io risparmio i soldi. А девушка справа говорит, я экономлю деньги. А девушка справа говорит, я экономлю деньги. Слева говорят, здесь готовят блюда из Италии. Tu mi rispondi con e a destra dicono qui cucinano le pietanze provenienti, sottinteso, dalla Russia. A справа говорят. Здесь готовят блюда из России. А справа говорят, здесь готовят блюда из России. В воскресенье утром я люблю гулять на природе и немного работать. А ты? Hai cominciato la tua risposta con a ja люблю e così via. Очень хорошо. Delle volte gli errori che fai influiscono poco sulla comprensione di tutta la frase. Altre volte gli errori sono veramente grossi e potrebbero impedire la comprensione reciproca. Si cerca sempre di memorizzare le regole e adoperarle nei propri discorsi. Purtroppo ci si tende a creare illusioni riguardo la propria pronuncia. Registrati almeno un paio di volte. Ascolta la tua voce e il modo in cui pronunci le frasi. È un aiuto importante per capire se sbagli nella pronuncia oppure vai bene. Ok, metti mi piace a questo video e ci vediamo prossimamente.